Arriva Stay Home per restare connessi anche a distanza. Il decalogo spreco zero per la spesa ai tempi del coronavirus. L'appello delle associazioni, indispensabile l'ambiente nella task force per la fase 2. Stare a casa e limitare gli spostamenti non significa rinunciare alla propria socialità. Per questo Camom, la piattaforma di sharing economy incubata presso I3P del Politecnico di Torino, lancia Stay Home, che permette di ritrovarsi in stanze virtuali. Con l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, Camom, che consente di organizzare feste in case e spazi privati, ha infatti deciso di sospendere tutti gli eventi presenti sulla piattaforma, lanciando un nuovo format. Da una settimana a questa parte l'imperativo è quello di restare a casa. Noi di Camom ci teniamo tanto alla salute così come alle relazioni sociali. Per questo abbiamo lanciato la nostra campagna Stay Home, per continuare a connettere le persone nella vita reale grazie al digitale. Da questo weekend i membri della nostra community da tutta Italia possono organizzare e partecipare a qualsiasi tipo di evento dal salotto di casa propria. Da una sessione di fitness ad un aperitivo in compagnia, una lezione di cucina o una conversazione in lingua straniera. Ognuno potrà creare il suo format e partecipare accreditandosi in pochi semplici click. Stay Home è quindi un modo per invitare tutti ad essere responsabili e a fare la cosa giusta per contrastare la diffusione del coronavirus. Si potrà partecipare agli Stay Home da qualsiasi città d'Italia. In questo modo le community dei Camomers sono pronte a reagire, restando unite anche se distanti grazie al digitale. Più di 80 Stay Home sono stati organizzati in meno di 48 ore dal lancio di questa nuova iniziativa, che, oltre che intrattenerci, contribuirà a fare del bene, in quanto per ogni accredito acquistato Camom donerà un euro in beneficenza a supporto dell'attività di Medici Senza Frontiere. Non ci resta che dirvi ci vediamo a casa, online. Fare bene la spesa in tempi di emergenza sanitaria per acquistare cibi sani, evitare gli sprechi e limitare il tempo di permanenza nei supermercati. Ecco la lista della spesa spreco zero, ideata dall'agroeconomista Andrea Segre. Tra i primi suggerimenti, quello di stendere una lista di tutti i pasti della settimana con i relativi menu, privilegiando nei primi giorni i piatti che necessitano di ingredienti freschi. Puoi calcolare esattamente le quantità che ci serviranno nel corso della settimana, considerando le minori necessità in termini di calorie. Per evitare gli avanzi, ridurre del 10% le quantità calcolate e per limitare il tempo di permanenza nei negozi, scrivere la lista della spesa tenendo conto della disposizione dei prodotti sugli scaffali. E ancora, pur prevedendo la possibilità di dover preparare uno o due pasti in più nel caso si dovesse ritardare la spesa successiva, evitare inutili accaparramenti. Infine, dare spazio alla creatività e tenere come faro la piramide alimentare e la dieta mediterranea. Programmare la cosiddetta fase 2 anche nel segno della sostenibilità ambientale. Le associazioni del settore, da Mare Vivo alla Lipu, da Greenpeace Italia a Fondazione Simbola, hanno rivolto un appello direttamente al presidente Conte affinché il comitato chiamato ad elaborare e proporre misure per una ripresa graduale nei diversi settori sia composto anche da esperti di ambiente. Le associazioni rivendicano poi una specifica e maggiore attenzione ai temi ambientali per evitare di ripetere gli errori del passato. Per i firmatari della lettera, infatti, finora le leggi dell'economia hanno prevalso su quelle sociali e ambientali e il prezzo che stiamo pagando per questa distorsione di priorità è sotto i nostri occhi, dai cambiamenti climatici alle pandemie.